Il modello fondato sulle piccole e medie imprese e distretti industriali, un vanto mondiale mutato per esempio nei district della Silicon Valley, viene spesso criticato perché le società di piccole dimensioni vengono non ritenute competitive a livello mondiale. Ma oggi Internet, l'evoluzione dei trasporti, le nuove tecnologie come le stampanti 3D e Internet of Things hanno quasi completamente demolito le barriere per creare nuovi business competitivi. Oggi credo che, sempre usando l'esempio del mondo del digitale, i confini geografici sono destinati a sparire. Quindi esistono ancora dei confini normativi che sicuramente sono coincidenti con quelli geografici, ma i confini commerciali, culturali, di qualunque attività economica ormai sono contaminati in modo continuo dall'accesso ubiquo all'informazione e quindi anche la capacità di trasferire l'informazione, i servizi e i prodotti di un'azienda a livello internazionale. Le 190.000 nostre aziende che già oggi rappresentano, le piccole aziende che oggi rappresentano il nostro tessuto che verso l'estero si interfacciano, non sono che un piccolo campione di riferimento di un tessuto enormemente più grande che ha nell'internazionalizzazione un'opportunità sia per il paese che ovviamente per loro stessi in primis, che senza precedenti oggi rispetto a un recente passato.